I finanziamenti sono stati tanti, alcuni per realizzare delle opere, altri per finanziare la progettazione delle opere che saranno realizzate con la nuova programmazione. Si va dagli interventi sulla mobilità, come per esempio la realizzazione della pista ciclabile per gli aeroporti, la sistemazione di una sorta di infositi, pannelli a messaggio variabile per dare indicazioni sui parcheggi, e contemporaneamente un sistema che sta per essere attivato nei prossimi giorni, che darà la possibilità a tutti di sapere il momento preciso in cui arriva un autobus alla propria fermata utilizzando un semplice telefono cellulare, ma anche progetti legati alla cultura come la riqualificazione del primo stralcio del Teatro Piccinni, progetti ambientali, il progetto che non è ancora partito, stiamo per aggiudicare, ci sono dei problemi ancora al TAR legati alla bonifica della Fibronit. I FESR finanziano tante opere e quando le amministrazioni riescono a utilizzare i fondi FESR con i fondi che arrivano dallo Stato, con gli FSC, si riesce ad ottenere, diciamo, un risultato eccezionale per il proprio territorio. 2014-2020, 7 miliardi in arrivo per i POR, quindi per un nuovo ciclo di finanziamenti da parte dell'Unione Europea. Ha già qualche progetto che intende candidare? Beh, ci sono dei progetti che sono per esempio legati alla costruzione degli asili nido, la costruzione di nuove scuole, il progetto della camionale, un'opera strategica per la nostra città. Parliamo sempre di corridoio, non abbiamo la strada che collega l'aeroporto con l'area di sviluppo industriale, con l'interporto, con la statale 16, con l'autostrada. Sono 170 milioni di euro. Abbiamo il progetto, candideremo questo progetto ai fondi FESR e agli FSC. Un'ultima domanda. Qual è l'interlocuzione con la Regione Puglia rispetto all'ottenimento di questi fondi e all'accesso? Beh, abbiamo un'ottima interlocuzione con la politica, straordinario anche il collegamento con le strutture tecniche che ormai da anni seguono queste attività.